Buonasera, mi trovo in Norvegia, precisamente lungo la Atlantic Road. Abbiamo deciso di fare una sosta libera per questa notte qui. Questo viaggio è iniziato ai primi di giugno e finirà a ottobre, ma non c'è una scadenza prefissata, lo scopriremo un po' strada facendo. Quindi ho deciso di fare un video su questo argomento: come organizzo un viaggio medio lungo. Cosa intendo per medio lungo? Almeno un mese e mezzo, due, fino a 8 mesi, potrei dire un anno. Di più, secondo me, bisogna incominciare a tirare in ballo un po' di dettagli in più che per questa lunghezza probabilmente sono superflui. Non penso che ci sia il modo giusto di organizzare un viaggio, indipendentemente dalla sua durata. Semplicemente vi racconto come faccio il mio, magari posso dare qualche spunto a qualcuno che lo sta organizzando. Iniziamo da quello che secondo me è un punto chiave del viaggio: il nostro veicolo. Nel mio caso un camper, potrebbe essere una moto, una bicicletta, è la stessa. Io parlo di Wilson, che è il mio camper. Partiamo dal furgone, dalla motrice, deve essere pronto ad affrontare i chilometri che ci aspettano. Io inizio facendomi una stima del chilometraggio, qui ne ho stimati 10.000, probabilmente saranno anche un po' di più, e devo essere sicuro che il mezzo sia pronto ad affrontarli. I punti chiave da controllare secondo me sono il tagliando completo, quindi olio e filtri, eventuali lavori straordinari come pompa dell'acqua, distribuzione, cinghia dei servizi, che comunque devono essere in ordine e pronti a fare chilometri. I freni, importantissimi, devono funzionare, e attenzione, non basta dire schiaccio il pedale del freno e il mezzo si ferma, no, bisogna essere consci delle condizioni dei nostri freni, sono fondamentali. Infine, ultime ma non per importanza, le gomme, anche queste devono essere in ordine e pronte a macinare chilometri su chilometri. Passiamo a parlare della cellula abitativa. Secondo me qua siamo un pochettino più tranquilli. Io tirerei in ballo 3 cose. La prima, eventuali infiltrazioni che non dovrebbero esserci, in modo che se durante il viaggio prendiamo dell'acqua possiamo stare abbastanza tranquilli. Il secondo punto è l'impianto fotovoltaico. Se sappiamo che partiamo, andiamo sempre in campeggio in aree sosta, ci attaccheremo all'impianto elettrico e non avremo di problemi. Se anche ogni tanto ci capiterà di fare una sosta libera, la batteria ci darà l'autonomia necessaria. Se invece vogliamo fare della sosta libera, dovremo avere un sistema di ricarica che ci consenta un minimo di batteria. Valutiamo quindi i nostri consumi, le nostre esigenze e dimensioniamo il nostro impianto solare di conseguenza. Vi lascio qua sopra un link al video in cui ho parlato di come ho strutturato e come mi sono fatto il mio impianto solare su Wilson. Ultimo punto riguardante la cellula è il gas. Io faccio una stima di quella che è la mia autonomia massima del gas. Posso dirvi 2 mesi, in realtà sono un po' di più, ma per comodità facciamo 2 mesi. E valuto quanto conto di stare in giro. Io ho in programma di stare in giro 4 mesi, va da sé che durante il viaggio devo ricaricare il gas. Mi sono studiato la situazione, in Norvegia ci sono dei centri apposta di ricarica a bombole propano che caricano anche le bombole italiane. Quindi qui il problema l'ho risolto così, sono già andato la settimana scorsa, 30 euro mi hanno ricaricato una bombola in 5 minuti e me la sono portata via. Cosa che in Italia sarebbe... No, vabbè, se ne frega. Qualora invece dove andaste voi magari non ci fossero dei sistemi di ricarica così rapidi, dovete un attimo organizzarvi, perché visto che in Europa ci sono gli attacchi del gas differenti, bisogna ricordarsi che un vuoto per pieno non ce lo faranno, perché le bombole sono diverse. Quindi pensiamola bene e studiamo bene dove stiamo andando anche per il mondo del gas. Se avessi delle domande riguardo dei viaggi lunghi o se avessi delle richieste per un video dedicato a qualche argomento che non ho ancora trattato, scrivilo qua sotto che ti risponderò. Passiamo alla parte un po' più interessante del viaggio, quindi i posti da vedere e le strade da fare. Io inizio a studiarmi la destinazione e mi segno i punti di interesse su Google Maps. Qui in Norvegia mi sono segnato un po' di città, un po' di trekking, il Preikestolen, che era comunque una cosa che volevo fare già da tempo, e ovviamente Capo Nord, che è nel cassetto da anni. Dopodiché valuto un po' come sono disposti i punti che mi interesserebbe vedere e provo a tracciarmi un'idea del percorso che dovrò fare durante il viaggio. Non mi scrivo nulla, non decido nulla a priori, a me piace un po' improvvisare lungo la strada, però un'idea di massima me la faccio. Ad esempio, in questo viaggio verso Capo Nord sono partito senza sapere dove avrei dormito la prima notte, però sapevo che avrei fatto il Brennero, che avrei poi attraversato la Germania, un traghetto per arrivare in Danimarca, Svezia col ponte Øresund, Oslo a prendere l'Eliana e poi con Eliana la Norvegia insieme, secondo una strada più o meno abbozzata ma che poi decidiamo quasi quotidianamente.
questo è il modo che piace a me, non vuol dire che sia il modo corretto. C'è gente che invece deve segnarsi notte per notte dove andrà a dormire e che strada farà. Chi sono io per dire che è sbagliato fare così? Cioè, ognuno decide. Passiamo invece a parlare dei soldi, che quelli mancano sempre. Se andiamo in qualche nazione dove non c'è l'euro, ad esempio l'estate scorsa ero in Scozia, quest'anno ho fatto Danimarca, Svezia, ora sono in Norvegia, bisogna un attimo attrezzarsi per cambiare dei soldi. In realtà io quest'anno non ho ancora cambiato un euro, perché all'estero si usa moltissimo la carta, quindi pago con quella e faccio prima. Utilizzo però la Revolut. Attenzione, non sono pagato per parlarne, ma ve l'accenno brevemente. È una carta online che permette di convertire i soldi su questa carta ricaricabile direttamente in diverse valute sulla carta stessa. Quindi io carico 200 euro, li converto in corone norvegesi e poi pago con quella direttamente come se fosse un conto in corone norvegesi. Il grande vantaggio di tutto questo è che non ci sono commissioni da pagare per cambiare la valuta, il che non è affatto male. Io non me ne ero manco posto questo problema, ma alcuni amici mi hanno detto: come ti organizzi con la spesa? E io mi sono detto: boh, vado nei supermercati e la faccio. Diciamo che nel caso della Norvegia io ho comprato un po' di scatolame della pasta, insomma qualcosa a lunga conservazione per risparmiare un po' di soldi e avere un po' di scorta. Ma in realtà a me piace andare nel supermercato quando sono all'estero per scoprire un po' cosa c'è, cosa mangiano. È anche un modo per scoprire e conoscere meglio il posto dove sono andato in viaggio. Senza dimenticarci che è anche un modo per lasciare dei soldi nel posto in cui stiamo andando. Detto questo, iscriviti al canale, metti un like se il video ti è piaciuto, ti lascio qui il link all'ultimo video di viaggio che ho appena pubblicato e ci vediamo alla prossima. Ciao!